Cari Vivians, siamo ad ottobre, Halloween si avvicina. La sentite questa atmosfera autunnale, un po' dark? Io sì. E per immergerci ancora di più, ho intenzione di fare durante ottobre una piccola serie di video creepy. Vi racconterò alcune leggende e da dove hanno avuto origine, per terminare il 31 ottobre con un video di pazza epoca vittoriana, l'epoca più dark che ci sia. Iniziamo con la leggenda di Jack O'Lantern, che dà il nome alla tradizionale zucca di Halloween, quella che viene intagliata per sembrare un volto e in cui inseriamo una candela. Le lanterne Jack O'Lantern risalgono a secoli fa, alle tradizioni del vecchio mondo, in Irlanda, in Inghilterra e in Scozia. Con il tempo, rituali pagani, storie popolari e fenomeni naturali si sono intrecciati per dar vita alla leggenda misteriosa che sto per raccontarvi. Questa è la storia di Jack O'Lantern. Si narra che molti anni or sono, durante la notte di Halloween, un fabbro poco di buono si trovasse in un pub a bere come al solito. Era soprannominato Stingy Jack, Jack l'avaro, famoso per essere un truffatore e un ubriacone. Quella sera gli si avvicinò una figura. Era il diavolo, venuto a prendere la sua anima peccatrice. Jack non si fece intimidire. Gli chiese se almeno potesse offrirgli un'ultima bevuta, perché era rimasto senza un soldo. Il diavolo allora si trasformò in una moneta, ma Jack non la utilizzò per bere. Se la mise nel portafoglio, accanto a una croce d'argento che portava con sé. Questo impedì al diavolo di tornare alla sua forma originaria e permise al fabbro di fare un patto col demonio. Se voleva essere liberato, avrebbe dovuto lasciarlo stare per almeno 10 anni, ed egli acconsentì. Dopo 10 anni, il diavolo ritrovò Jack che camminava in mezzo a un bosco e venne a reclamare la sua anima. Anche questa volta Jack riuscì a imbrogliarlo. Il fabbro chiese al diavolo se potesse aiutarlo a cogliere una mela da consumare prima di andare con lui all'inferno. Satana pensò che potesse concedergli quest'ultimo desiderio e salì sull'albero a cogliere la mela. Jack in quel momento tirò fuori un coltellino dalla tasca e incise una croce sul tronco dell'albero. In questo modo riuscì a ottenere un altro accordo con il diavolo. Avrebbe rinunciato per sempre alla sua anima se Jack l'avesse lasciato andare. Qualche anno dopo, il fabbro morì. Andò in paradiso, ma non lo vollero per via della sua vita peccaminosa. Si recò allora all'inferno, dove incontrò il diavolo, che però, così come promesso, non volle la sua anima. Lo cacciò, dicendogli di tornare da dove era venuto, e gli tirò addosso dei carboni ardenti. Ma la strada del ritorno era buia e ventosa, così Jack raccolse uno di quei tizzoni accesi per farsi un po' di luce. Per non farlo spegnere dal vento, lo mise in una rapa. E fu così che Jack fu costretto a vagare nell'oscurità ogni notte di Halloween fino al giorno del giudizio, illuminando il suo cammino con quella lanterna improvvisata. Da allora Stingy Jack fu soprannominato Jack O'Lantern. Le origini della leggenda. Nella Gran Bretagna del XVII secolo era comune chiamare Jack un uomo di cui non si sapeva il nome. In particolare, Jack O'Lantern era attribuito ai guardiani notturni, persone che si aggiravano di notte con una lanterna. Jack O'Lantern, o Jack of the Lantern, era praticamente il tizio con la lanterna. In seguito, questo termine iniziò a essere usato per riferirsi alle luci misteriose che a volte si vedevano di notte nelle foreste, nelle paludi, nei campi e sugli stagni. Erano i cosiddetti fuochi fatui o fuochi dello sciocco. Hanno tanti nomi, la loro origine ancora oggi non è del tutto chiara, ma sembra che siano prodotti dai gas emessi durante la decomposizione di materia organica. Queste emanazioni sono composte da idrogeno e fosforo,
che si infiammano spontaneamente non appena entrano in contatto con l'ossigeno dell'aria. Un tempo, quando i corpi non venivano sigillati nelle bare di zinco, era possibile osservare questo fenomeno nei cimiteri. Venivano così associati alle anime che abbandonavano i corpi. Per secoli, prima che questa spiegazione scientifica fosse conosciuta, la gente ha raccontato storie su queste luci misteriose. In Irlanda, queste luci furono associate alla lanterna di Jack O'Lantern, che si aggirava sulla terra senza trovare riposo. La leggenda aveva anche uno scopo moralizzatore. Chi conduceva una vita dissoluta avrebbe potuto avere lo stesso destino di Jack e rimanere intrappolato tra i due mondi. Quando l'Irlanda iniziò il processo di elettrificazione nazionale negli anni 30, la storia di Stingy Jack iniziò a svanire. Nel momento in cui l'elettricità dissolse il buio, molte storie persero la loro potenza e le persone lasciavano galoppare meno la fantasia. Ci sono molte leggende sui fuochi fatui nella tradizione dei paesi nord europei. Ad esempio, in Scandinavia si pensava ci fosse un folletto che accendeva una fiamma in corrispondenza del luogo dove aveva nascosto il tesoro, dando così la possibilità ad altri di arricchirsi. In Francia il fuoco fatuo veniva chiamato fuoco rotante o feu follet ed era associato alle anime perdute che non avevano fatto in tempo a ricevere il battesimo. Per aiutare queste anime occorreva pregare per farle uscire dal purgatorio, oppure gettare un mantello per far sì che l'anima potesse usarlo per ripararsi. O ancora lasciare un coltello nel terreno e permettere all'anima stessa di annientarsi. Secondo alcune culture, slave e gaeliche, gli esseri portatori dei fuochi sono quelli morti per cause sconosciute. In Giappone i fuochi sono segno di sfortuna per chi li vede. Il loro nome è Itodama, sfera umana. Dalle rape alle zucche Jack O'Lantern. Per arrivare alle zucche Jack O'Lantern dobbiamo partire dalle rape che intagliavano i Celti nel nord Europa. Alla vigilia di Samhain, il 31 ottobre, ditemi se l'ho pronunciato correttamente, i Celti pensavano che gli spiriti dei morti si mescolassero con quelli dei vivi. Per allontanare le anime irrequiete, le persone indossavano dei costumi terrificanti o intagliavano dei volti spaventosi sugli ortaggi a radice, come le patate, le barbabietole e le rape, che erano anche abbondanti dopo il recente raccolto. C'era anche uno scopo pratico. Le lanterne di metallo erano piuttosto costose, quindi le persone svuotavano gli ortaggi a radice e li scolpivano con disegni per consentire alla luce di risplendere attraverso i fori, senza che il vento potesse spegnerla. Gli irlandesi tenevano vive le tradizioni celtiche, che si erano mischiate con quelle cristiane, e alla vigilia di ogni santi intagliavano gli ortaggi per guidare le anime perdute e tenere lontani gli spiriti maligni come Jack O'Lantern. Una volta emigrati in America, gli irlandesi passarono dalle rape alle zucche, che erano più facili da reperire negli Stati Uniti e anche più facili da intagliare. I bambini iniziarono a spaventare i passanti con le zucche intagliate, facendogli credere di essere Stingy Jack o qualche altra anima perduta. Così la zucca lanterna divenne famosa, insieme alla leggenda da cui prese il nome. C'era anche la credenza che le Jack O'Lantern rappresentassero le anime cristiane del purgatorio. Si diceva anche che la luce del Jack O'Lantern fosse un modo per identificare i vampiri, i quali, una volta nota la loro identità, avrebbero rinunciato a darti la caccia. Forse non sapete dell'esistenza del fungo Jack O'Lantern, un fungo arancione, luminescente e velenoso, che cresce nelle aree boschive d'Europa. Si raggruppa alla base di ceppi di legno di albero duro in decomposizione. Se vi piacciono le leggende e la ASMR, seguitemi sul sito Viola. Ve ne racconterò altre, ma questa volta sussurrate. Vi lascio il link in descrizione. Alla prossima e buon Halloween!